Già, ragazzi, beh, innanzitutto bentornati ai nostri microfoni. Grazie mille, sempre un piacere. Piacere anche per me, ma vedo che siete tornati in tre. Sì, ma uno c'entra un po' meno. Sì, no, sono il batterista che li accompagna in questa avventura incredibile. Beh, esatto. Sì. Beh, ci sta. Daniel Fasano. Sì, grazie. Giusto, la presentazione è giusto per chiarire. Ragazzi, come è andata ieri sera? Vi ho visto sul palco molto, molto, molto energici. Pazzesco, è stato fighissimo. Avevamo una tensione fuori dal comune prima di salire sul palco e poi si è dovuta sfogare tutta in 3 minuti, quindi anzi forse era sovraccarico proprio il clima in quel momento. Molto bello, diciamo che le sensazioni che comunque ha provato il pubblico e abbiamo provato anche noi potendo vedere, potendo assistere all'esibizione, io credo che sia proprio di estrema positività. Dopo un momento difficile come quello che abbiamo vissuto negli ultimi 12 mesi e più, direi che ci voleva assolutamente. Qual è il messaggio? Sì, assolutamente, anche perché è quello che fa la differenza in questo momento, avere un pubblico davanti anche della metà della capienza dello Sferisterio in questo caso, esatto, anche con le mascherine, anche se immobili, vedere il pubblico davanti dà proprio un senso diverso e quindi assolutamente sì. Ma questo nuovo singolo cosa rappresenta per voi? Anche perché comunque si sente un ulteriore step, un ulteriore passo avanti, soprattutto dal punto di vista della produzione. Certo, sicuramente rappresenta quella che è un po' un cambiamento e un'evoluzione, è da tanto che non pubblichiamo qualcosa e quindi è un po' un ripartire, un nostro ripartire e anche un cercare qualcosa di nuovo, tant'è che la produzione fra vari giri è stata affidata dal grandissimo Davide Pavanello, aka Dade, che vabbè, bassista di Salmo, produttore di Linea 77, certo, quindi sì. Molto molto bravo e ci siamo trovati molto bene sia in quanto stile e modo di pensare soprattutto della canzone e quindi ecco è questo che rappresenta. Poi se vuoi dire qualcos'altro sulla canzone tu... Sì, ma come ha detto lui è un nuovo inizio. Ci mancava da tanto pubblicare qualcosa di nuovo, abbiamo deciso di puntare su questo pezzo che per qualche strana congiunzione astrale ci siamo ritrovati a portare a Musicultura, un pezzo che parla di leopardi, infatti nei territori di leopardi, e abbiamo deciso di puntare su questo perché è fresco, è nuovo, è qualcosa di nuovo per noi e quindi ci è piaciuto molto. No, anche perché le varie volte che ci siamo incontrati abbiamo proprio parlato della vostra ricerca comunque di un percorso che potesse essere il più possibile centrato con quelle che sono anche le vostre esigenze creative. Oggi a che punto siete con questo processo? Siamo in realtà, se vuoi guardare il punto a cui siamo esattamente allo stesso punto. Certo. Perché è una continua ricerca, è un continuo cambiamento, ne parlavamo anche ieri con Ilaria, la nostra manager di Taiga, del fatto di quanto sia importante per noi, soprattutto in questo momento storico, sia a livello musicale ma anche a livello morale, a livello sociale, cambiare tutti i giorni costantemente, fregarsene della coerenza e di prestarsi al nuovo ogni giorno. Ma sai, anche perché la coerenza poi è semplicemente con se stessi, quindi io credo che chi ha avuto modo di conoscere, di seguire il vostro percorso addirittura prima anche dell'esperienza del talent, può aver capito e compreso anche come siete curiosi e quanto soprattutto andate a cercare anche il dettaglio, la cura del dettaglio. Esatto, mi fa molto piacere che lo noti ed è quello che cerchiamo di fare, appunto. Mantenere la coerenza con noi stessi non è un obiettivo in realtà per noi. Se capita, meglio ancora, per carità. Poi, secondo me, questo brano parla proprio anche un po' di questo, cioè nel senso, al di fuori del fatto che il titolo sia Giovani Favolosi, che descriva un po' quel mondo lì, però di base è proprio uno specchio di quello che siamo noi due e molti altri giovani, cioè un po' impulsivi, un giorno super fragili e tristi, un altro giorno pieni di energia e potenza, e questo è quello che un po' abbiamo cercato di mettere all'interno del brano, cioè descrivere quello che è un dato di fatto, cioè quindi come siamo noi, che a volte non abbiamo neanche voglia di uscire con nessuno, semplicemente stare a casa noi due a scrivere o semplicemente da soli a riflettere. Certo. È un po' quello. Ma la pandemia ha in qualche modo modificato anche quello che è il vostro approccio alla scrittura? No. Io ci ho riflettuto un po' perché questa cosa ce l'hanno ovviamente già chiesta. Molti. No, secondo me non è cambiato molto. Noi abbiamo continuato a vederci esattamente come ci vedevamo prima. Non siamo artisti che scrivono molto, non siamo l'artista che fa 50 canzoni e poi ne sceglie tre, quindi in realtà non è cambiato più di tanto e c'è da portare tutto quello che abbiamo vissuto durante la pandemia con noi in futuro, come secondo me da qualsiasi esperienza si deve ricavare tutto quello che è possibile. Musica e cultura, come è cambiato il rapporto fra questi due elementi, diciamo nell'ultimo periodo, anche guardando l'ultimo Festival di Sanremo per esempio?
cambia. Sicuramente musica e cultura negli anni si stanno allontanando leggermente, no? Anche con l'avvento di determinati generi che appunto parlano d'altro, non che questo sia un male, è un bene ed è un onore per noi partecipare a un contest come Musicultura, che invece vuole portare in alto l'unione di un testo che parla di qualcosa con la musica, e quindi assolutamente. Il mio pensiero è che pian piano si stia allontanando, ma che ci sarà un ritorno all'unione di queste due facce della stessa medaglia alla fine. Beh, io credo proprio di sì, ma comunque secondo me proprio l'obiettivo di quello che può essere la cultura oggi è cercare di far passare dei messaggi, un po' come anche nel brano che portate in gara. Esatto, sì, poi in realtà ho appena detto 3 minuti fa, vedi il fatto di cambiare, no? Cambiare idea, ho cambiato idea io in questo momento, mentre tu parlavi ho detto forse non è giusto quello che ho appena detto. Alla fine la cultura è cultura sempre, che si parli di un determinato genere, di una determinata età, di un determinato modo di pensare, è sempre cultura, quindi forse questo legame non si spezzerà mai. Ragazzi, grazie mille, in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, un bacione. Salutiamo anche il batterista? No. No. Ciao.